Roberta Metsola, 458. È la più giovane presidente del Parlamento europeo. Roberta Metsola, l'eurodeputata maltese di centrodestra, 43 anni, membro del Partito Popolare, subentra David Sassoli, scomparso la scorsa settimana. Tra le priorità della sua agenda, rivolgersi ai giovani per avvicinarli alle istituzioni europee. Conservatrice, ma aperta al sociale, la neopresidente ha dichiarato che il modello politico sviluppato finora ha dato all'Europa democrazia, prosperità e uguaglianza. Se vogliamo ora consegnare alle generazioni future un'Europa a livelli ancora più alti, dobbiamo lavorare per creare qualcosa di più forte, qualcosa che sia in sintonia con i nostri tempi e che possa motivare i giovani, specie quelli scettici, a credere nell'Europa stessa. Grandi apprezzamenti per l'elezione di Roberta Metsola, ma anche qualche delusione, qualche critica per il processo di selezione. Abbiamo di nuovo una presidente donna al Parlamento europeo. In 40 anni è solo la terza. Non si può dire che l'equilibrio di genere non sia stato rispettato, certo, ma ancora una volta il Parlamento europeo avrebbe potuto adottare procedure migliori per decidere chi candidare come presidente. La Metsola viene criticata soprattutto per la sua posizione sull'aborto. Sono state elezioni senza grandi sorprese, in realtà si sapeva già chi sarebbe stato il nuovo presidente, perché c'era un accordo dietro le quinte tra i più grandi gruppi politici. Non vedo l'ora di lavorare e collaborare con la Metsola, la speranza è che sia in grado di unificare il più possibile il nostro Parlamento europeo. Contro l'aborto, ma allo stesso tempo dalla parte dei diritti del popolo LGBT, la neopresidente ha sottolineato che farà di tutto per cercare di riportare nelle persone quel senso di fede ed entusiasmo nei confronti del progetto europeo. Tra i punti chiave della sua agenda, la questione immigrazione, che l'ha sempre vista in prima linea nei lavori al Parlamento europeo. La Metsola è stata consulente legale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton. Proclamo